Chiesa, secondo me, mette in atto un comportamento che non ha altre parole se non quello di criminale quando dice di non usare il preservativo in Africa, dove l'AIDS è una delle prime malattie di contagio, di morte, di disperazione. Non si capisce perché davanti alla morte preferisci la morte, tra eterosessuali, tra l'altro. Quindi la Chiesa arriva a dire che poi ve lo dice, non si capisce, dicono non è vero, e invece è così. Loro ti dicono non usare il preservativo perché è peccato, però non usandolo tu muori. Forse è bello morire così per loro, non lo so, parliamone. E quindi Beh, il discorso è il discorso della sessualità che per loro è proibito. si dice va benissimo, non abbiamo niente contro omosessuali, gay, lesbiche, eccetera, basta che non pratichiate nulla di quello che il vostro sentimento vi porterebbe a praticare, per cui cioè, dovresti vivere come un allocco tutta la vita, perché così sì, sei gay, però non pratichi nulla, quindi sei tranquillo Anche e il non devi bidet. confessare No, il Papa aveva detto che l'omosessualità era cos'era? Non so, l'omosessualità era l'eclissi di Dio. Sì, è stata sì, detta. Quindi dice tanto, Tanto è stata recente questa cosa, nel così si era piena. 2006 Nel c'è la nostra relazione al lavoro. Lo ricordavo molto più recente. Sì, queste sono atteggiamenti politici, non solo dottrinari, nel senso che non ha a che fare solo con la dottrina. Scegliere di parlare continuamente di questa cosa è una scelta politica, una scelta ideologica prima che una scelta di dottrina, perché credo che sia veramente l'ultimo dei problemi etico-morali che un cattolico debba porsi in un momento in cui ci sono guerre in ogni parte del mondo e tutto il resto di estremamente negativo, estremamente offensivo nei confronti di Dio per un credente. Io parlo da non credente, ma ho studiato abbastanza questo genere di cose, per cui un po' mi permetto di entrare nel merito delle questioni, però ripeto, noi evitiamo di parlare come associazione, ma lo fanno più o meno tutti i movimenti, dei contenuti delle dottrine, perché non ci interessa il muro contro il muro con loro. Il problema è che a volte insigni esponenti fino ai più importanti, fino al più importante come il Papa, tirano fuori questioni che in altri paesi sarebbero sanzionate. Ed è uno dei motivi per cui i partiti di centrodestra in Italia sono stati contro l'estensione della legge Mancino, appunto ai reati d'odio contro omosessuali, perché avresti dovuto sanzionare a volte le pubbliche affermazioni di importanti esponenti delle gerarchie cattoliche. Questo è il problema. Dire una cosa come questa è ovviamente dire che gli omosessuali sono o l'omosessualità è eclissi di Dio, è mettere, come si diceva prima, davanti a un ricatto i credenti che hanno fede, sono credenti, eccetera, eccetera, perché il tuo massimo responsabile del culto ti dice che ci sono delle persone che sono negazione o oscuramento di Dio. Ecco, è chiaro che questa è un'affermazione che bella, istiga all'odio. l'eclissi la di Dio. Beh, è un po' un papà, non utilizzare. È un papa bizzarro, ha dei vestiti meravigliosi, anche di metà, delle scarpe fantastiche, no? Dei capelli. Va bene, siete stati bravi, almeno quanto facevo. Bravi. Però sarà più bella. È molto più bella, sì. Infatti poi sedere. No, ma i faccetti sono molto. No, no, c'è spazio. È lei che non ha tenuto conto che una persona normale non ci sta perché. Ma perché dici così? Vogliamo l'articolo del Siottino? Sì, sì. Così lo pubblichiamo anche nel sito. Grazie. Sì, che facciamo da dov'è? La vostra sede, certo. Dappertutto, è immanente. No, non mi presento. Gli Appuccini 51, siamo ospiti di un circolo che si chiama Sergio Azzeni, il circolo è un circolo politico, però l'Arca è un'associazione indipendente, semplicemente siamo lì perché siamo ospiti gratuitamente e non potremo permetterci un affitto da altre parti. Dove? Via Puccini 51, qua a Cagliari. Ci riuniamo mercoledì dalle 20:30. Sono interessate. Tutte le altre informazioni le trovate su www.associazionearco.eu.
poi le troverete anche su www.quiresima.it, che è un sito che sta per uscire, appunto racconterà quello che faremo in questi 40 giorni, su Facebook Art Cagliari, poi abbiamo mille altri profili su YouTube, Flickr, da tutti gli altri siti possibili. Grazie. Grazie a voi.